Siamo con Massimo Lodolo, miglior voce maschile per Kevin Costner, John Dutton in Yellowstone stagione 4. Siamo molto contenti di averla come ospite a Voci nell'Ombra. Grazie. Cosa significa per lei questo premio? Tanto, perché a parte il prestigio di Kevin Costner in sé, un attore che fra l'altro io ho conosciuto da giovane come doppiatore, perché lo iniziai in un film Revenge che ha avuto un particolare risalto, e quindi averlo percorso da giovane e averlo percorso a questa età ormai adulta è stata almeno in questa circostanza una responsabilità particolarmente gratificante, soprattutto per i toni misurati del personaggio, che nel nostro mestiere la misura è la più complessa da cogliere e da restituire, quindi una performance per il personaggio e per la dimensione dell'attore in sé è decisamente responsabilizzante e gratificante. Ecco, ripercorrendo la sua carriera, c'è qualche personaggio, qual è il personaggio che le è rimasto più impresso, che le è rimasto più nel cuore di tutti quelli che ha fatto, che ne ha fatti parecchi? Dunque, quando mi viene posta questa domanda, la mia risposta immediata è sempre la performance di Andy Garcia nel film Modigliani. Tra l'altro, curiosamente, mi è capitato di percorrere molti pittori. Ho doppiato Tim Roth in Van Gogh, ho doppiato Andy Garcia in Modigliani, ho doppiato Malkovich in Klimt. Però la performance di Andy Garcia, dove ci sono nel film Modigliani scene particolarmente emozionali e emozionanti, ho avuto un'esperienza di commozione al Leggio alla quale sono rimasto legatissimo, e pertanto la cito come esperienza più emozionante, più gratificante. Però devo dire che ne ho fatti talmente tanti che talvolta privilegiarne uno al contrario di un altro, perché ho avuto la fortuna di percorrere grandi interpretazioni, grandi interpreti, quindi non vorrei con questo togliere dimensione a tutto il resto ho fatto, però Modigliani mi è rimasto particolarmente nel cuore. Voci nell'Ombra è la 24esima edizione, il prossimo anno 25, un quarto di secolo. Cosa rappresenta per lei questa manifestazione? Allora, innanzitutto rappresenta la seconda volta che vengo premiato, perché nel 2018 ho vinto la sezione cinema come miglior voce maschile per Daniel Day-Lewis nel film Fino a Nascosto. Quindi professionalmente ho vinto il cinema, ho vinto la televisione, è un grosso risultato. Umanamente è un brodo di giuggiole, perché qui ci trattate come meglio non si potrebbe, ci sentiamo lusingati e voluti bene, quindi a tutto tondo è un'esperienza meravigliosa.